Sì, il gran maestro è pronto. 3, 2, 1. Beh! E buona fiera a tutti. Idea Web TV con Michele Pianetta, vice sindaco di Villanova Mondovì, all'inaugurazione di IBE 2018, che si presenta tra un grande successo di pubblico e di espositori. Sì, siamo molto soddisfatti. IBE si rivela sempre di più la manifestazione regina di Villanova Mondovì, merito di tutti i villanovesi, merito delle tante associazioni che anche quest'anno si sono messe in gioco. E poi voglio citarli, i commercianti di Villanova, che con l'iniziativa IBE in vetrina hanno allestito i propri negozi con il simbolo della nostra rassegna e hanno contribuito alla rassegna di farla conoscere e a questo successo di pubblico di oggi. Abbiamo detto un insieme di innovazione, tradizione e innovazione, e il prossimo anno tenterà di varcare i confini della provincia e della regione anche. Sì, punteremo sempre di più sull'allevamento vicaprino, che è il focus di questa manifestazione. Quest'anno abbiamo iniziato con un'anteprima il sabato, con qualche animale in piazza, con dei produttori già presenti, ma l'anno prossimo vogliamo crescere sempre di più insieme a questo territorio. Dato anche largo spazio ai bambini, grazie anche alla collaborazione con Slow Food, che avevamo già visto anche con gli orti in condotta già alla Fiera della Dolorata, e con la presentazione del libro Le Forelle. Esattamente, Bimbi Bè è stata la novità di quest'anno, un sabato pomeriggio dedicato tutto ai bambini con tre laboratori diversi. È stata una bella iniziativa coordinata da Luisella Bergeroni, che è la nostra consigliera comunale delegata all'istruzione. Anche questa è una cosa che vogliamo potenziare insieme agli appuntamenti culturali, sia libri in tavola che si svolgeranno oggi, sia le presentazioni di libri collaterali come quello del Leporello firmato da Gabriele Cigliutti e Marco Somma.